libertà, non c'è manco Aelin a rompere i maroni, possiamo tranquillamente recuperare. Maledetto. È vero, l'avevo sentita la porta, ne ero certo. Dunque, recuperiamo la testa addirittura questa volta. Perfetto. Dopodiché scappiamo a gambe levate, magari zigzagando in modo da evitare i nemici. Il bersaglio mobile è più difficile da capire, quindi muoviamoci continuamente in modo da evitare. Come l'ho detto, non fa niente. Bene. Ecco, ci siamo, fortunatamente. Dunque, utilizziamo la testa, manca l'ultimo pezzo, l'ultima gamba. Quindi, solito stratagemma, slalom, evitiamo che Aelin segua il bel protagonista e imbocchiamo l'ultima strada. L'importante è controllare, questa qui sopra, controllare di non aver già seguito quella strada in modo da percorrerla di nuovo inutilmente. Lì ci sono anche i cosi. Dunque, qui recuperiamo la gamba destra, ma non dobbiamo fermarci al pozzo. Stavolta, almeno per questa strada, dobbiamo continuare, perché sennò c'è un altro oggetto che dobbiamo raccogliere, a parte la bevanda. È un oggetto chiave quello che dobbiamo prendere. Allora, ci troviamo nella miniera. Oh, dunque qui c'è un piccone. Ecco, ogni volta che lo vedo mi fa impressione. Prendiamolo. Piccone della disperazione. Questo è veramente potente. Inoltre qui abbiamo una bevanda nutritiva. Ecco qua. E più avanti troviamo un oggetto chiave importantissimo. Dunque, a parte, vabbè, proiettili per la revolver, che non sono oggetti chiave. Comunque qui c'è una strana scritta. Vabbè, qui c'è scritto la tartaruga. Comunque, ecco qui. Are you Walter Sullivan? That's what everybody calls me, but I don't really have a name. Or a home either. Well, what about a mom or dad? Yeah, but I never met them. They left South Asheville Heights right after I was born. But soon I'll get to see my mom. Do you know where she is now? Yeah, of course. Right where I was born. Lots of people tried to stop me. But it's fine now. It says in the scriptures that I'll be with her. I gotta hurry. Mom's waiting. Bene, come vedete il bambino non è fumato, non è più fumato di un turco, ma anzi ci ha dato informazioni utili. Sì, anche lui è Walter Sullivan. Ebbene sì. Comunque recuperiamo questa specie di medaglione dell'aria sospetta, come dice lui. Questo stemma con circa 25 cm di diametro. Cazzo, ma tu esci di casa col goniometro, col metro, insomma. Non importa. Dunque, dopo aver recuperato tutto, vabbè, qui c'è una scritta che non possiamo decifrare. Dopo aver recuperato tutto, torniamo indietro. Abbiamo anche l'ultimo pezzo del manichino, quindi nulla ci impedisce di montarlo tutto e vedere un po' che cosa succede. Evitiamo anche loro perché onestamente non ho proprio voglia di combattere, visto che siamo ormai arrivati, non c'è proprio bisogno di perdere altro tempo.
Ecco qui. Anche cacchio. Ecco. Bene. Le inquadrature del cacchio mi hanno fatto perdere un secondo la cognizione di ogni cosa. Vabbè. Ecco qua. Allora, saliamo sulla pedana e utilizziamo questo benedetto ultimo pezzo per vedere che succede. Giù. Maledetto stronzo, ma la potevi spostare anche tu senza andare a cercare tutti i pezzi. Vabbè, non importa. È simbolica come cosa, c'è un significato dietro tutto questo. Comunque, apriamo un secondo la botola. Ecco qua. Insieme ad Irin, ovviamente. È uno stanzino segreto. Esaminiamo un po'. Qui c'è un libro. Sembra una specie di Bibbia. La discesa della Santa Madre, i 21 sacramenti. Il primo segno è Dio disse: quando sarà il momento, purifica il mondo con la mia ira, raccogli l'olio bianco, la coppa nera ed il sangue dei 10 peccatori. Preparati per il rito della Sacra Assunzione. Il secondo segno è Dio disse: offri il sangue dei 10 peccatori e l'olio bianco. Sii poi liberato dai vincoli della carne per ottenere il potere dei cieli. Dalle tenebre e dal vuoto genera l'oscurità e circondati di disperazione per colui che offre saggezza. Il terzo segno è il Signore disse: torna alla fonte attraverso la tentazione del peccato, sotto l'occhio vigile del demonio, vaga solitario nel caos senza forma. Solo allora le quattro conciliazioni saranno in allineamento. L'ultimo segno. E Dio disse: separa dalla carne anche colei che è la madre rinata e colui che riceve saggezza. Se questo sarà fatto, attraverso il mistero dei 21 sacramenti, la madre rinascerà e la nazione del peccato sarà redenta. Caspitarola, 10 peccatori. Silent Hill Woods? Sì, amore, è il bosco di Silent Hill. Comunque. Nei momenti meno opportuni, brutta madre, ti sto spiegando, sto leggendo la Bibbia di coso qua. Comunque, questo è un buon metodo per eventualmente, per se si vuole ottenere il finale negativo, picchiarla. Comunque, più avanti la cureremo, promesso. Cosa importante, abbiamo letto di questi 10 peccatori. 10 peccatori è giusto il numero delle 10 vittime del caso Walter Sullivan prima che si suicidasse. Poi vabbè, più avanti spiegheremo più approfonditamente. Comunque, esaminiamo la porta. Chiuso a chiave. C'è un'impronta rotonda larga circa 25 cm qui. Bene, utilizza il coso, il medaglione con lo stemma. Perfetto, a questo punto entriamo. Tranquilli, è la catena di Elite, quindi nessun nemico, nessun... ecco. Continuiamo ancora. Qui non c'è nulla, va bene. Ancora.
la chiocciola rappresenta il subconscio, praticamente. Con tutte le relative finestrelle che abbiamo visto di lato, vabbè. Qui non c'è nulla da raccogliere, pazienza. Scendiamo in questo ascensore, in questa cosa, sta roba qui. Benissimo, dunque qualcuno ha già capito dove siamo finiti, purtroppo. Vabbè, comunque direi, visto che è combinata un po' male, entriamo nel buco, salviamo, mettiamo a posto tutti gli attrezzi, insomma tutta la roba che non ci serve, e magari recuperiamo la candela per curare un po' la tizia, Aileen, anche perché durante questa sezione, quindi nella prigione acquatica, ne troveremo diverse, così come nel mondo successivo, eccetera eccetera. Dunque, quindi non saremo mai a corto di candele, questo è certo. Vabbè, qui è tutto a posto. Vediamo un po' se è successo qualcosa qui. Stranamente è tutto a posto, tutto in regola, va bene. Dunque, poso il piccone, visto che è un po' lento e difficile da usare. Torcia, visto che non ci serve più, proiettile della revolver e basta. Controllo un secondo, ho tre candele, quindi benissimo, una la possiamo prendere. Ah, qui abbiamo un foglio rosso. Che non mi aspettavo, le scarpe si stanno muovendo, ma tra un po' lo mettiamo a posto. Dunque, esaminiamo sto ritaglio di carta. Voglio riassumere tutto quello che ho appreso su Walter Sullivan finora. Perfetto, quindi questo ci può servire, ci torna utilissimo per capire la storia di Walter Sullivan. È nato proprio qui nell'appartamento 302 di South Ashfield Heights. I suoi genitori l'hanno abbandonato poco dopo e sono scomparsi lasciando il neonato tutto solo. Una volta scoperto, fu mandato all'ospedale San Geronimo. Fu poi adottato dalla Wish House, un orfanotrofio situato nel bosco di Silent Hill e gestito da un culto religioso segreto di Silent Hill. Aveva 6 anni quando un appartenente al culto gli mostrò dove era nato. Da allora iniziò a convincersi che l'appartamento 302 stesso, questo appartamento, lo aveva partorito. Ogni settimana andava all'orfanotrofio a South Ashfield Heights, un bel tragitto per un bambino della sua età. A volte prendeva l'autobus, a volte la metropolitana. Sono stanco, il mio mal di testa mi sta uccidendo. Riprenderò a scrivere domani. 28 luglio, Joseph Scriber, ovviamente. E questo ci ha chiarito un po' la situazione. Dunque, prendo il medaglione del santo qui. Perfetto. Lo equipaggio e mi avvicino alle scarpe. Voi brutti demoni, uscite da questa casa. Come vedete, le impronte insanguinate stanno sparendo. Ovviamente non mi aspetto che le scarpe facciano movimenti da soli, ma ad ogni modo sono tornate a posto. Questo mi fa piacere. Vabbè, comunque mettiamo a posto il medaglione che non ci serve. Benissimo, do un'occhiata qui fuori,